Oggi continuo la carrellata di quelli che sono i prodotti finiti, dicendovi quelle che sono due o tre indicazioni di base, quindi quella che è la mia opinione, senza fare una review dettagliata, che troverete invece, nei video appositi, quindi dei prodotti che meritano una menzione, in più, quindi su cui mi dilungherei. Che sia in positivo che in negativo, troverete la review che vi metterò anche sotto nell'info box. E sono veramente tantissimi. Vabbè, il sacchetto di Mamacca, ma guardate quanto è pieno, zeppo. Non ricordo neanche più che cosa vi ho già mostrato, che cosa no. E per cui, vabbè, se vedete qualcosa di doppio, perdonatemi. Sicuramente nell'ultimo video vi ho fatto vedere questi altri prodotti che ho nel sacchetto a parte, quindi questi credo di averveli già mostrati. Credo di essere arrivata allo shampoo antigiallo. Sì, comunque lo vedrete poi in una recensione specifica questo prodotto, anzi in un video specifico dove vi parlerò di tutti i prodotti che utilizzo appunto per trattare i capelli in questo momento che li ho sul grigio in generale, insomma, comunque come colorazione. Poi, terminato questo struccante bifasico di Deborah. Non so neanche da quanto ce l'avessi in realtà, credo di averlo comprato da Acqua e Sapone un bel po' di tempo fa. È uno struccante occhi e labbra, va benissimo per il trucco waterproof, nulla da dire perché è stato molto efficace. Rimuove bene il make-up effettivamente, anche appunto quello waterproof, abbastanza delicato, quindi non mi ha irritato la pelle e neanche gli occhi. Io ho gli occhi molto delicati, in realtà se mi entra un po' di struccante all'interno capita alcune volte che mi bruciacchino. Forse è capitato una o due volte, magari avevo esagerato un pochettino io con le quantità. Però insomma ci sono struccanti che bruciano di più, questo tutto sommato è andato anche bene. Il prezzo non lo ricordo assolutamente, però un prezzo sicuramente abbordabile perché sennò non l'avrei neanche acquistato. È carina la confezione comunque così piccolina da 125 ml, più per un viaggio perché da tenere in casa in realtà la confezione è piccola, cioè si consuma anche facilmente. Io infatti questa ce l'avevo come si dice, nella trousse, nel mio kit, diciamo, del trucco che utilizzavo quando magari dovevo andare a truccare qualcuno, qualche sposa, qualcuno in emergenza. Io comunque sempre un'acqua micellare, uno struccante bifasico nel mio kit, e questa per le dimensioni era perfetta, ci stava perché non mi occupava molto, molto spazio. L'ho ritirata fuori perché ho utilizzato il kit, per cui ho visto che ce n'era rimasta pochina e l'ho sostituita con lo struccante bifasico, quello di Alverde Bio, e questa l'ho tirata fuori per consumarla, per finirla, per quello che non vi so dire di preciso da quanto ce l'ho e quanto costasse, perché comunque era un po' che viaggiava. Poi, sempre per struccaggio, ho acquistato dal DM questi dischetti struccanti di Balea. Questi sono in particolare la versione per il trucco waterproof, la confezione così bianca, ma io li ho anche nella confezione azzurra, che però non ho ancora terminato, che sono quelli diciamo classici. Quelli waterproof li ho consumati più facilmente perché c'è stato un periodo in cui ogni volta che avevo un trucco un po' più pesante, come potrebbe essere quello di oggi, che poi oddio non è pesantissimo, però si è molto colorato. Se quando avevo un trucco comunque così, andavo a utilizzare questi. Per un trucco invece a tutti i giorni ho tanti altri prodotti e quindi non sempre mi veniva in mente di utilizzare questi dischetti. Allora, a me avevano ispirato moltissimo per l'idea, nel senso che comunque è un'idea molto carina avere in un barattolino così già i dischetti impregnati del prodotto da utilizzare. Quello che non mi è piaciuto è proprio la consistenza in sé del dischetto, nel senso che qua ce n'erano 50, secondo me sono pochi perché talmente sono fini che per comunque struccare un occhio me ne servivano 2, 3, 4, figuratevi per tutta la faccia. Quindi io l'ho consumati molto velocemente anche per quello.
Quindi mi sarebbe piaciuto se all'interno in realtà ci fossero stati dei dischetti o più spessi, o comunque sì, più spessi e in realtà anche un po' di più, perché comunque ci stavano, cioè nel senso qua era mezzo vuoto il barattolo, non è che essendo comunque bagnati si sono molto assottigliati, stavano tutti sul fondo e si vedeva che comunque metà barattolo era vuoto già all'inizio, non è che era pieno zeppo. Quindi secondo me ce ne potevano stare un po' di più. È un prodotto che alla fine non mi è dispiaciuto, proprio per l'idea e per la praticità, perché comunque mi immagino anche in viaggio, anche in questo caso, una confezione così, ve la mettete nello zaino, ve la mettete in valigia e avete già quello che vi serve, quindi non vi dovete portare i dischetti più lo struccante. Quindi da questo punto di vista, comodo. Però, boh, sono un ni per me, per queste cose che vi ho detto. Sono sicuramente efficaci perché comunque il trucco waterproof lo rimuovevano, però sicuramente mi servivano più dischetti per fare le cose fatte bene e per rimuovere bene 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 tutto. Quindi ecco, una cosa che magari non mi ha fatto impazzire è stata questa. E un motivo per cui non so se li ricomprerei è proprio questo. Come si dice, la confezione così, vado sicuramente a riciclarla per fare qualche spignatto, perché sono bellissime le confezioni, quella azzurra e questa è bianca, le etichette come vedete vengono via molto facilmente, tac, e mi rimane il bel barattolino dove io posso andare a riporre quello che voglio. Quindi qua posso farci una crema, posso farci non lo so, posso metterci quello che mi pare e posso anche eventualmente riciclare l'idea e quindi per un viaggio non andare a ricomprare questi, ma farmelo io, quindi mettermi dentro i miei dischetti già impregnati di acqua micellare, dello struccante che mi piace, oleoso, e portarmi dietro questo al posto che andarli ad acquistare. Il prezzo era stato molto basso, un qualcosa tipo, non lo so, 99 centesimi o 1,99 euro, adesso non ricordo, 1 o 2 euro comunque, quindi non è stata una spesa eccessiva ed ero molto curiosa di provarli e sono contenta di averli provati. Però ecco, non so se li ricomprerei, sinceramente, però l'idea mi era piaciuta, ho ancora appunto in uso quegli altri e non lo so, vedremo. Ci penserò, se una volta capito dal DM, li vedo e magari ballo un viaggio, dico ma sì dai, prendiamoli, potrei magari pensare di riacquistarli. Per il momento sono un ni. Poi, sempre di balea, ho terminato questi, come si chiamano? Sali da bagno. Questi sono al melograno e diciamo che mi sono fatta proprio un po' incuriosire e tentare proprio dalla fragranza al melograno perché mi piace tantissimo. Infatti sono contenta. L'unica cosa positiva di questa stagione è il fatto che ci sia il melograno, i mandarini cinesi che mi piacciono molto, per il resto schifo. Vabbè, io non faccio spesso, anzi quasi mai, il bagno, credo che in un anno che sono in questa casa l'avrò fatto 3 volte e sono esattamente le 3 volte in cui ho utilizzato questi sali. Allora, non mi hanno fatto impazzire nel senso che sale da bagno, sì, profuma, non esageratamente, se devo essere sincera, non ha rilasciato chissà quale fragranza da inebriare tutto il bagno, sono sincera. E mi piacciono di più quei prodotti che fanno schiuma, quindi mi piace immergermi nella vasca quando ha fatto tutta la bella schiuma. Quindi in realtà non è questo il prodotto da utilizzare perché i sali non fanno assolutamente schiuma, ma si sciolgono semplicemente nell'acqua. E quindi boh, mi sembrava sempre che stessi facendo un bagno inutile in un certo senso. La sensazione era un po' quella perché sì, l'acqua si colorava un pochettino di rosa, però non c'era la schiuma, quindi non lo so, non mi fanno impazzire. I sali in generale, calcolate che questa credo che sia la seconda o terza volta in tutta la mia vita che provo i sali perché appunto di solito sono più per quelle cose schiumose. Di per sé
niente di che, ecco, pagati pochissimo, perché pagati tipo 70 centesimi, una cosa del genere. E che dice: balia sali da bagno al profumo di melograno e arancia, aggiungere l'acqua durante la fase di riempimento della vasca. Temperatura ottimale 37-38 e durata del bagno 10-12 minuti. Vabbè, comunque, non so se li riacquisto, ma perché li uso veramente poco e non ho notato chissà quale roba eccezionale. Però per il prezzo che hanno, per togliermi lo sfizio ogni tanto, perché no, potrei anche riacquistarli, magari aggiungendo comunque un prodotto in più all'acqua per fare schiuma, proprio come comunque coccola, sì, perché no, potrei anche riacquistarli. Però sono un nì, ecco, il fatto che io possa riacquistarli, quando vi dico potrei riacquistarli, è anche per la questione di prezzo, che essendo prodotti che costano talmente poco, magari mi viene lo schizzo e li riprendo. Però niente di, cioè non mi ha fatto impazzire, ecco. Poi, un altro prodotto che invece non mi è piaciuto e che assolutamente a prezzo pieno non riacquisterei, ma credo che non riacquisterei in generale, neanche in offerta, è questa maschera per i capelli di Equilibria all'aloe. Perché questa non la riacquisterei? Io non ho assolutamente notato nessuna differenza nell'utilizzo di questo prodotto. Sarà che è comunque un prodotto naturale, con ingredienti naturali, estratti naturali, bio, senza siliconi, tutte queste cose qui. Però io da una maschera per capelli o da un balsamo, quello che chiedo è che mi diano morbidezza, lucentezza, districabilità soprattutto. Non può essere che dopo che mi tengo una maschera in posa un quarto d'ora, vado a sciacquarmi i capelli e sono più annodati di prima e faccio fatica a pettinarli. Io ho i capelli molto lunghi, i miei capelli devono essere curati in un certo senso, ma il fatto che siano così lunghi già è un impegno comunque tenerli ogni volta che devo lavarli, comunque devo stargli dietro mezz'ora prima per fare l'antigiallo. E lavarli e mettere in posa la maschera e basta, cioè insomma è una menata, ok? Quindi quello che vorrei è che almeno quando li ho lavati, asciugati e me li devo pettinare, me li pettino senza problemi, non posso stare mezz'ora ogni volta a pettinarmi. E adesso i tempi sono quelli circa più o meno. Infatti quando mi amoroso mi dice: vado a fare la doccia, devi lavare i capelli. Eh sì, ok, ciao, ci vediamo tra un'ora. Più o meno è così che va. A me questa non, vi dirò, non è che non mi è piaciuta, non ho visto risultati, sinceramente. Dice, vabbè, aloe vera 20% estratto di foglia di ortica. Maschera idratante per tutti i tipi di capelli. Senza parabeni, petrolati, alcol, coloranti. 0% siliconi, 98% di origine naturale, credo si intenda l'aloe. L'aloe vera equilibra, vabbè, non è neanche certificato in realtà, quindi non ha una certificazione bio, anche se dice appunto che è il 98% degli ingredienti di origine naturale. Ha 6 mesi di scadenza dall'apertura, io l'ho consumata in realtà molto più velocemente, perché comunque ogni volta quasi, forse una volta sì, una no, più o meno. Però ogni volta che comunque facevo la doccia, mi lavavo i capelli, andavo a metterla in posa e comunque ne mettevo abbondante, parecchia, perché dai primi utilizzi ho visto che non la sentivo efficace, quindi andavo ad abbondare. Però non riuscivo a vedere un risultato, io non ho visto un risultato. Questa l'ho pagata per 200 ml. 3 euro in offerta, ma la potete trovare anche a 5-6 euro. 5-6 euro? Assolutamente no. 3 euro dovrei pensarci, nel senso che secondo me c'è di meglio, però dipende quello che cercate, perché effettivamente questa non è una maschera districante, ma una maschera idratante, quindi dipende un attimino quelle che sono le vostre esigenze. Forse per le mie esigenze questa non va bene, magari per voi va benissimo, quindi comunque valutate. Io a prezzo pieno non ve la consiglio e io non la ricomprerei assolutamente, perché secondo me c'è di meglio, tipo per esempio quelle di Omia, paga
pagate comunque più o meno la stessa cifra, 2 euro e qualcosa, mi sembra che le avevo trovate in offerta a sì, 2,60 euro, 2,70 euro, una cosa del genere, ma al massimo penso che il prezzo che potete trovarlo sono 3-4 euro. Pur anche quella non avendo un'azione esagerata, non a livelli di prodotti magari un po' più siliconici, ho notato già una differenza rispetto a questa, che era come non mettere nulla. Quindi piuttosto, a parità di prezzo, andrei ad acquistare quella. Anche come quantità, questa mi sembra 200, anche quella 200 se non sbaglio. Però se volete un qualcosa che vi vada ad idratare con un effetto blando e non avete molte pretese e la trovate in offerta, se volete acquistarla, provatela pure. Anzi, sono curiosa magari di sapere cosa ne pensate voi. E insomma, sono curiosa, ecco, vorrei capire se è solo una mia impressione, se anche voi non avete notato granché con questa maschera. Tra l'altro mi è dispiaciuto parecchio perché avevo un sacco di aspettative, sinceramente, invece nada. Poi. Ah, un prodotto make-up che sbuca qui così, lo vedo, ma sì, dai, facciamo fuori anche questo. Questa è anche questa tantissima, tantissimo che ce l'ho, in realtà mi si è proprio rotta la confezione. In due pezzi e il prodotto all'interno mi si era sbriciolato, quindi siccome ho talmente tanto make-up che alla fine ho detto vabbè dai, sai cosa facciamo? Ciao, la buttiamo. O forse questa che ho messo qua dentro. No, non è vero, questa non è vero. Allora, è la classica cipria trasparente, opaca, traslucida di Essence, ma ce la fa chiunque ormai. Qua c'è scritto new, quindi figuratevi voi da quanto tempo ce l'avevo, anche se c'era scritto 24 mesi di scadenza. Poi un prodotto in polvere, che cavolo volete che scada? Niente di che, cioè niente da dire, è famosissima. Questa forse era la seconda confezione che ricompravo. Si presenta bianca, ovviamente adesso non c'è niente, quindi non vedete nulla. Si presenta bianca, ma in realtà stesa sul viso è completamente trasparente e serve a fissare e opacizzare il make-up. Niente di più, niente di meno, questo fa. Ha un piccolissimo prezzo perché avrà un prezzo di 2-3 euro. Quindi io adesso ho talmente tanto make-up, ho talmente tanti prodotti e comunque purtroppo, o per fortuna, non lo so, lavorativamente parlando, ho bisogno di prodotti anche solo visivamente con qualcosa in più. Cioè, io non mi posso presentare da una sposa con la cipria di Essence che può comprarsi lei al supermercato, all'UVS, dove cavolo gli pare. Ho bisogno comunque di un prodotto con delle prestazioni più elevate. Non che questa non faccia il suo dovere, perché il suo dovere fa. Ma anche a livello di marketing, di comunicazione, dà l'idea di essere più professionali il fatto di avere anche prodotti professionali, che in parte per certe cose assolutamente è così. Però, insomma, per il prezzo che ha, io magari non la riacquisto in questo momento, non la riacquisto ora perché, come vi ho detto, per me uso 3 miliardi di robe. Lavorativamente parlando, però, non posso appunto usare un Essence, e quindi ciò mi spinge ad acquistare altri prodotti perché, come li posso usare sugli altri, poi li uso anche su di me, cioè non compro dei prodotti diversificati, ecco. Però assolutamente valida per il prezzo che ha, anche per chi si approccia ora al trucco, alle ragazzine, tutto, che vogliono un prodotto easy, va benissimo. Poi, cosa tiriamo fuori? Shampoo, sempre Equilibria, questo non l'ho comprato. Questo credo che mi sia stato regalato. O forse mia mamma me l'ha dato, non ricordo, sinceramente, sono sincera, mi sfugge assolutamente da dove venga. Comunque so che non l'ho comprato io, perché comunque avendo avuto un po' quell'esperienza così con la maschera, sempre di Equilibria, i prodotti capelli, boh, non mi ispirano più molto adesso di questa marca, però in realtà non è detto. E infatti con questo shampoo io mi sono trovata bene. Sono 100 ml, quindi un po' pochino, devo dire la verità, sono sincera, l'ho consumato anche molto velocemente. È una taglia che secondo me va benissimo anche per i viaggi, se tipo andate via una settimana, 2 settimane, non lo so, è un formato comodo.
Questo è Allergan, la linea Allergan, shampoo protettivo, 98% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni, petrolati, Slessal aggiunto, 0% siliconi, delicato, olio di argan ed estratto di foglia di tenero per capelli spenti. Allora, sì, mi è piaciuto, devo dire. Non fa tantissima schiuma come insomma, la maggior parte dei prodotti, diciamo, un pochettino più naturali. Però, non essendo comunque, non è bio, non è completamente bio, non ha certificazioni né niente, però ha un po' quelle caratteristiche lì, diciamo. Fa un pochettino di schiuma, non esagerata. Mi dà comunque la sensazione di pulirli, ha un buon profumo, sì, ha un bel colore ambrato, vabbè ormai è finito quindi non si può vedere, e una consistenza che all'inizio sembra quasi, non so come, quasi gel, sembra, poi applicato sui capelli e massaggiato con un po' di acqua, riesce a dare comunque, riuscite a fare un bel massaggio che vi dà l'idea appunto di andare a pulire. I capelli rimangono puliti abbastanza, non eccessivamente, ma io adesso non faccio più testo perché la cute mi si lucida e quindi mi dà l'idea di essere sporca. Già vedete adesso qua dovrei lavarli, mentre ovviamente le lunghezze neanche a parlarne, cioè sono secche come non mai, ovviamente, quindi non si capisce mai questi capelli, però li ha lasciati sicuramente più lucidi, più non morbidi, però più, sì, proprio più lucenti, non so come dire. Non un risultato di quelli. Cioè, però devo dire che mi è piaciuto. Mi ha scocciato un po' che era così piccolo e che è finito praticamente subito. Non so se l'ha utilizzato anche Nicola, ma secondo me sì, perché veramente l'ho consumato in pochissimo tempo. Non vi so dire quanto costi perché appunto non l'ho acquistato io e quindi non vi so dire se lo ricomprerei proprio perché non so il prezzo. Se doveste trovarlo ad un prezzo piccolo, ma molto piccolo, considerando che anche la confezione è piccola, sì, lo ricomprerei. Se il prezzo non è paragonabile ad altri per le stesse quantità, probabilmente no, nel senso che comunque, prima di tutto mi piace cambiare. Ho visto sì un bel risultato, ma quello che posso vedere anche con altri tipi di shampoo, a seconda di quello che volete, che cercate. Però sicuramente ci sono tanti prodotti con quantità maggiore, con un prezzo molto piccolo, che fanno magari la stessa cosa e quindi diciamo che il prezzo mi influenza tanto. Quindi non vi so dire perché non so quanto costi. Se costasse poco, magari sì, perché comunque non mi è dispiaciuto affatto. Poi, maschera viso. Allora, queste sono quelle che ho acquistato in Thailandia. Questa è al vino rosso ed è una maschera antiossidante in tessuto. Sono maschere che io ho acquistato da Watson, che è una sorta di catena tipo parafarmacia, tipo acqua e sapone, tipo non Watson. Pagate in sconto, c'era tipo il 2 per 1, 1 per 2, come si dice. Quindi pagate veramente poco, sono made in Corea ovviamente, anche se appunto le ho acquistate in Thailandia, ma la maggior parte delle maschere comunque sono made in Corea, anche quelle che acquistiamo qui ovviamente a maggior ragione. Questa contiene appunto vino rosso antossidante, HA Moisture, che non so cosa sia, ma credo sia tipo un olio e acqua, boh, una formula idratante. Jeju Oxygenated Water per pelli radiose e basta. E poi vabbè, la maschera è in tessuto in, dice, Tencel, boh. Comunque non contiene coloranti, non contiene alcol, non contiene parabeni e non contiene silicone, quindi non è male assolutamente. Vi faccio vedere comunque il retro.
Le confezioni sono molto molto carine perché sono tutte così colorate con scritto insomma gli ingredienti, l'utilizzo e quant'altro. Spero di aver conservato anche la maschera, proprio la maschera, ecco, no. Vabbè, comunque ne ho altre in giro, quindi sicuramente salta fuori in modo che vi faccio vedere proprio anche com'era la maschera. Un tessuto molto fine che comunque aderisce abbastanza bene. Io faccio fatica a fare aderire in questa parte del collo. Qua, ok, mi dà un po' fastidio alcune volte nella parte dell'occhio perché la forma non è precisa, però vabbè. Ok, la parte del naso e della bocca, qui mi si alza un po', quindi io sto così ferma e immobile, sdraiata, ma mai succede, cioè io me la metto quando faccio le cose, e quindi capita appunto che magari mi si alzi in questa zona qua. Io la lascio in posa anche più dei 15-20 minuti riportati dietro, me la lascio in posa tranquillamente anche più di mezz'ora. Il tessuto è molto 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 impregnato, tant'è che di una bustina io non ne faccio un utilizzo, ma sicuramente 2/3, nel senso che mi è capitato con alcune di queste maschere di utilizzare addirittura anche una terza volta. Magari la terza volta la lasciamo in posa giusto quei 10 minuti perché poi asciugava, perché magari era proprio arrivata agli sgoccioli. Però un utilizzo solo è uno spreco, perché veramente sia all'interno della bustina, calcolate che ce n'è ancora adesso, figuratevi. Cioè, se io infilo le dita, sento ancora umido e bagnato. Tra l'altro, sa proprio divino, strabuono. Vabbè, sento appunto ancora bagnaticcio, quindi figuratevi quanto prodotto c'è all'interno. Sia all'interno che sulla maschera, la trovate ancora bella impregnata. Quindi io cosa faccio? Una volta che l'ho utilizzata una volta, la ripiego per benino e la rimetto all'interno. Chiudo la bustina e le volte successive ovviamente non devo aspettare troppo perché insomma, non è che posso lasciarla così aperta a vita. Però la volta successiva la vado a riapplicare e la trovo ancora bella umida ed efficace. Quando la vado a rimuovere, ovviamente sul viso, il viso rimane un po' bagnato, quindi vado a massaggiare quelli che sono i residui che mi sono rimasti sul viso. E top, mi sono piaciute. Io non ho provato tantissime maschere, sinceramente, in tessuto. Queste sono le prime che utilizzo. Non posso farvi paragoni con altre. Però a me sono piaciute molto, poi soprattutto il prezzo è talmente basso che è assolutamente top. Io credo che questa catena in realtà si trovi anche in internet, quindi che se voi cercate Watson su internet forse potete addirittura ordinare e comprare online, però non vorrei dirvi una stupidata al riguardo, devo informarmi meglio o comunque anche voi stesse potete andare a cercare. Non sono, ecco, convintissima, però potrebbe essere. Poi, cosa c'è qua? Ah, Balea, sempre shampoo e balsamo, la linea antigiallo che io ho già riacquistato. Questo cosa vuol dire? Che è un sì per determinati motivi, che ora vi vado a spiegare. Sì, assolutamente per il prezzo, perché hanno un prezzo di 1 euro e qualcosa il pezzo. Questo più grande è lo shampoo e questo è il balsamo. Tra i due devo dire che ho preferito il balsamo come consistenza, non tanto per il potere districante, ma comunque si li andava ad ammorbidire e la consistenza in sé proprio del prodotto permetteva di applicarla, di farla rimanere in posa senza che colasse e quindi mi è abbastanza piaciuta. Io queste due le vado a utilizzare come trattamento antigiallo, un po' come facevo con l'altro di cui vi parlavo all'inizio, che avete visto nell'altro video. Sono prodotti che io utilizzo prima di fare lo shampoo, mettendo praticamente i prodotti in posa sui capelli, una mezz'ora, 20 minuti a seconda del tempo che ho a disposizione, per poi andare a sciacquarli, come se fosse una sorta di maschera colorante. Quindi questa è la parte diciamo maschera e questa diciamo è la parte colorante. Questo lo trovate in un liquidino violaceo, poco denso, un po' trasparente, cioè non denso quanto L'Oreal. Faccio sempre paragone con L'Oreal perché forse è quello un pochettino più conosciuto, oltre che ovviamente a mio parere il più efficace di tutti. Non mi è piaciuto come shampoo antigiallo di per sé, perché comunque è molto diverso da L'Oreal e quindi non è efficace allo stesso modo
come colorante, però come mantenimento ci può stare. Infatti, il motivo per cui ora li ho ricomprati, assolutamente per il prezzo molto basso, perché in emergenza, se non sono tipo come adesso, che non sono giallissimi, sono ancora in uno stato abbastanza decente, vedete, sono comunque ancora abbastanza riflessati sia di azzurrino che di freddo comunque, non si vede il giallo, ok? Quindi quando io lo andrò a lavare, in questo momento non ho bisogno di mettere il L'Oreal, che è molto forte, molto colorante, perché lo andrei a sprecare. In questo caso mi può bastare di utilizzare questo, scusate, questo, lo shampoo, sia proprio come lavaggio, oppure comunque a suo tempo mettendolo in posa insieme al balsamo, perché essendo molto liquido, questo colora veramente poco e tende a scivolare, non so come dirvi. Quindi in realtà io li uso insieme, cioè faccio proprio schiaccio un po' di balsamo, un po' di shampoo, li mischio nelle mani proprio e me li vado a mettere in modo grossolano, ma anche, sì, direi, così, sui capelli. In questo caso vanno più che bene, soprattutto perché il prezzo è veramente basso, quindi sarebbe uno spreco utilizzare un L'Oreal per un lavaggio di questo tipo. Il L'Oreal lo uso solo e esclusivamente da mettere in posa, usato praticamente puro. A volte, quando sono gli sgoccioli che mi dispiace consumarlo, questi li utilizzo anche da mischiare per diluire il L'Oreal, che è bello denso. Quindi per avere più prodotto da mettere sul capello, perché se a me ne serve tanto. Farei fuori il barattolino di L'Oreal in un lampo praticamente, e quindi per non usarlo tutto puro, molto spesso appunto lo mischio a questi per avere proprio più prodotto da spalmare. Quello comunque è bello colorante, per cui fa egregiamente il suo dovere. Allo stesso tempo all'interno ci ho messo anche il balsamo, quindi comunque me li ha trattati un pochettino, ottimo. Quindi questi prodotti veramente per il prezzo che hanno ve li posso consigliare. Non pensate a qualcosa di super efficace dal punto di vista colorazione, perché quello no, ma come mantenimento o come mix di trattamento, proprio così per le emergenze, per tutti i giorni, considerando il prezzo molto basso, assolutamente sì. Li ricomprerei, sì, li ho già riacquistati e li avete visti, credo, non so quando caricherò uno o l'altro video, però li ho già appunto acquistati, quindi li vedrete prossimamente o li avete già visti in qualche video haul relativo al DM. Tra l'altro ultimamente, sempre al DM, insieme a questi, ho acquistato altri prodotti di un'altra linea, non di Balea, ma di un'altra linea che tengono. Mi sto iniziando a impapinare oggi. Questo è il secondo video della giornata, ma tutti belli lunghi, quindi sto iniziando un po' a perdere i colpi, considerando che tra l'altro sono pure le 8 di sera, credo. Mi sta venendo anche un po' famina. Vabbè, non so neanche che ore sono. Vabbè, dicevo, ho acquistato altri prodotti sempre antigiallo, uno shampoo e una maschera di un'altra linea, di cui sicuramente vi parlerò e vi farò anche appunto anche lì dei paragoni. Sono proprio curiosa di vedere come sono. Questi, quelli nuovi, sono già in bagno in utilizzo. E comunque ve ne parlerò ancora meglio nel video relativo appunto a tutti i prodotti antigiallo. Poi, la scoperta del secolo, shampoo secco. Mi è piaciuto tantissimo. Io non ho mai utilizzato shampoo a secco perché mi ha sempre dato l'idea di qualcosa di schifoso, non so come mai. Un po' perché appunto, boh, non lo so, non è una cosa, sai, alcune cose le utilizzi perché magari in famiglia si tramanda, c'è una cosa che magari compra tua nonna, tua mamma l'ha sempre vista in casa e quindi è abituata magari ad utilizzarla, la riacquista per sé, tu da piccolina sai che esiste questa cosa e quindi per te è normale e quindi crescendo comunque anche tu utilizzi e compri questa cosa. Per quanto riguarda lo shampoo secco, assolutamente no, perché non è un prodotto che la mia famiglia, insomma, utilizzava. Ne ho però sentito parlare e mi ha decisamente incuriosito. So che esistono shampoo a secco anche costosi, che comunque superano i 5 euro, che per carità ci può stare, ecco, se è un prodotto efficace,
Però ho avuto la fortuna di provare e di trovarmi bene con questo qua di Balea che ha un prezzo modico perché comunque costerà su 2-3 euro, ma neanche, sì, non ho idea, non mi ricordo sinceramente, anche qua bisognerebbe andare a rivedere i video haul, però poco comunque, 1, 2, massimo 3 euro credo, ma non arriva ai 3 euro secondo me. E questi sono 200 ml e era credo un'edizione limitata perché poi non l'ho più visto questo qua fatto così, però in realtà non c'è scritto che è un'edizione limitata, non lo so. Comunque è sicuramente un qualcosa di estivo perché la profumazione era all'anguria. Il profumo è buonissimo, cioè a me piaceva proprio spruzzarmelo sui capelli perché comunque ti lasciava anche i capelli profumati. Buono, molto molto buono. Vabbè, i packaging di Balea sono assolutamente deliziosi perché comunque cioè sono troppo carini, veramente troppo. Veramente vorrei conoscere insomma, il designer di queste linee perché fa delle cose veramente, veramente carine, veramente. Vabbè, comunque non c'entra niente. Va bene per tutti i tipi di capelli. E vabbè, come si utilizza? Si spazzolano i capelli, si spruzza. A una distanza, insomma, così si vedrete una patina, diciamo, bianca, si lascia in posa qualche minuto, 5-10 minuti, e poi si va a prima tamponare con una salvietta l'eccesso, insomma, togliere un pochettino il residuo di questa patina bianca, e poi si va a spazzolare il capello. Automaticamente, se avete capelli anche solo leggermente sporchi, sembrano come nuovi e vi durano veramente. Allora, se li avete slerci, no, cioè arrivate comunque a fine giornata o il giorno dopo che dovete lavarveli. Ma se ce li avete leggermente un po' più sporchi, soprattutto magari appunto a me capita l'attaccatura, non sulle lunghezze. Quindi io non lo metto mai su tutti i capelli, ma lo metto soltanto davanti. Tipo io oggi, stasera è tardi, non ho voglia di farmi la doccia. Se domani mattina apro e quindi so che non me lo posso lavare domani mattina, in emergenza domani mattina cosa faccio? O addirittura già stasera vado a spruzzare un po' di questo, vado a pettinarli e per quella giornata mi durano assolutamente belli, non sembrano assolutamente sporchi, profumati, top. Comodissimo appunto per le emergenze, per chi magari va in palestra, per chi è in viaggio, oddio, in viaggio è un po' grossa la confezione, però insomma, per tutte quelle occasioni in cui non avete tempo, la disponibilità, il modo di potervi lavare i capelli per bene, perché diciamocelo, se li avete poi lunghi e impegnativi come i miei, è una gran rottura di palle. Quindi io non è che anche stasera sono le 8, devo ancora cenare, devo ancora fare miliardi di robe. Non è che come un uomo, come fa Nicole, il mio amoroso, arriva, tata 448, entra, si lava, esce, è a posto. Per forza, c'ha i capelli corti, non se li deve neanche asciugare, fa così, con la salvietta, ciao, lui è pronto. E poi si lamenta perché ci metto sempre una vita a prepararmi, sia a struccarmi che a struccarmi, a vestirmi, a fare qualsiasi cosa, ci metto una vita. Per forza. Cioè, la donna ha un impegno, il suo corpo è un impegno, perché ovviamente se doveva stare dietro a tutto, è un casino. E i peli, quindi, cioè, lui, non so, è estate, vuole mettersi la canottiera, se gli si vedono i peli, pace. Noi donne non possiamo, quindi d'estate dobbiamo stare attente che se vogliamo mettere il pantaloncino, la canottierina, dobbiamo depilarci le ascelle, dobbiamo depilarci le gambe, cioè dobbiamo farle perché poi una si azzarda a non farlo, esce per strada e la vedono pelosa, ha la pelosa, capito? Quindi, cioè, questo era un esempio stupido per dire che comunque abbiamo molte più cose a cui pensare e a cui stare dietro rispetto a un uomo e loro non lo capiscono mai. Vabbè, comunque tornando a noi, a questo bellissimo shampoo a secco, efficace, tant'è che appunto è assolutamente un sì, pagato poco quindi ancora meglio, riacquistato già sì. Purtroppo non ho trovato la stessa fragranza, ecco, ne ho acquistato un altro, una profumazione floreale che ho insomma in bagno, in uso in questo momento e insomma va benissimo, ma se trovassi ancora questa, vi dirò che riacquisterò anche questa. C'è anche, se vi può interessare, sempre come shampoo a secco, come si dice? La versione, diciamo, specifica per
diversi tipi di colore di capelli, quindi quello per bionde, quello per castane, per forse anche per moro, per rosse, non lo so. Comunque io sono andata sul generico perché ovviamente sono un po' misti i miei capelli, quindi non riuscivo a dire che colore erano e quindi assolutamente ho preferito questo, anche per la profumazione. E assolutamente promosso, promosso, promosso. Poi, cosa c'è qua? Tonico viso biologico addolcente, i provenzali, effetto rinfrescante, l'estratto di rosa moscheta, eccolo qui. Questo lo conoscerete tutte perché è un prodotto famosissimo di questa linea appunto bio dei provenzali. Sapete che provenzali fa una linea bio, una linea anche non bio. Questa qua, la rosa moscheta, è una linea bio. Creata prevalentemente con prodotti per pelli miste e grasse, scusate, miste e normali e miste. Questo tonico viso, devo dire che in realtà ho avuto un po' un rapporto di amore e odio. Perché vi dico questo? All'inizio, appena aperto, mi ha fatto vomitare, nel senso che ha un odore terrificante. Dice senza profumo. Ma in realtà non è proprio così, cioè effettivamente sì, non ha profumo, ma odore sgradevole. Sgradevole all'inizio e se non vi piace l'odore di rosa. Anche a chi piace l'odore di rosa, questo effettivamente, cavolo, sa un po' di fiori marci, quindi di rosa andata male, un po' di cimitero quando passate davanti al cesto dove buttano i resti, insomma, dei fiori appassiti, bagnati con l'acqua, insomma, una schifezza praticamente, un odore veramente che un po' spaventa perché dite, ma che è? Io mi devo mettere sta roba sulla faccia. Adesso no, non si sente più. Quindi all'inizio sono rimasta un pochettino così perplessa perché assolutamente l'odore. Poi ci ho preso la mano. Poi ho imparato ad apprezzarlo. Ho iniziato a sentirlo, sentirlo come un profumo più naturale, non un profumo gradevolissimo, ma come un odore naturale che viene dall'essenza del prodotto. E quindi ho cercato di, quando andavo ad applicarlo, immaginarmi non il vaso di fiori marci. Ma effettivamente mi immaginavo di mettermi sul viso un prodotto che veniva dall'essenza di un fiore vero. Immaginandomi questa cosa, un pochettino la mia percezione è cambiata e non so come è iniziato a diventare meno sgradevole. Ve l'assicuro che all'inizio non l'avrei cestinato perché non mi piacciono gli sprechi, non mi piace buttare via la roba, quindi io comunque quello che acquisto utilizzo a prescindere di come mi ci trovo. O tutt'al più se proprio non fa per me perché mi fa venire brufoli o altre cose, lo regalo per dire, però non cestino. Quindi comunque un tonico mai avrei cestinato. Però devo dire che ero un po' provata e c'ero rimasta un po' male perché non me l'aspettavo così. Tant'è che ho detto, ma non è che è scaduto il mio, perché senza profumo dice e sta così tanto di. Cioè si capiva che era un qualcosa di fiore, di floreale, quindi che c'era della rosa. Però cavolo! Invece andando avanti col tempo, nel tempo non so come, in realtà ho iniziato ad apprezzarlo. Vi ripeto, non è una profumazione eccelsa, ma ha un non so che di accettabile, ecco. Sono riuscita a comunque sentirlo. È diventato addirittura piacevole utilizzarlo, tant'è che l'ho finito molto velocemente. Questi sono 200 ml. È effettivamente un tonico molto delicato, quindi non è di quei tonici astringenti o che fanno tirare la pelle, non è di quei tonici che fanno un pochettino di schiumetta, che non mi fanno impazzire, ma è un tonico molto 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 delicato, mi ricorda un po' gli idrolati, lasciava la pelle veramente molto liscia, setosa, morbida, effettivamente rinfrescata. Devo dire che non mi è dispiaciuto affatto, quindi a parte il primo impatto molto così a causa dell'odore, una volta che ho imparato ad apprezzare,
e a sopportare l'odore, in realtà il prodotto in sé mi è piaciuto molto, tant'è che l'ho già riacquistato nonostante a tutto, perché l'ho trovato in offerta, per cui ero titubante perché ho detto no, ma voglio comprare una cosa che all'inizio mi ha fatto un po' così, non voglio provare qualcos'altro. Poi l'ho visto in offerta e comunque una buona linea, il risultato mi era piaciuto e quindi già che era in offerta ho detto sì, dai, ascolta, io lo riprendo. E sono contenta comunque di averlo ripreso perché dopo tutto mi era piaciuto. Quindi è un sì che si è trasformato in sì, riacquisterei sì, l'ho già fatto. Allora, ultimi 3-4 prodottini poi basta perché sennò... Veramente qua non faccio più niente oggi, vado a letto chissà che ora, non mangio più, quindi gli altri ve li farò in un prossimo video. Allora, un prodotto di make up, è tantissimo che ce l'ho, perché comunque i miei acquisti make up, in particolare di Elf, risalgono ai tempi, credo ai primi video nel canale, cioè senza credo, ai primi video nel canale. Vi ricordo che trovate comunque tutte le playlist e gli acquisti di Elf in una cartella, in una playlist apposita nel canale. Allora, questo è il Wet Gloss per ciglia e sopracciglia. Allora, era il primo prodotto di questo tipo che acquistavo e che provavo, ero comunque giovane e... non avevo modo di comprare chissà che e in realtà non era un prodotto, cioè non curavo magari come faccio adesso le sopracciglia, quindi è stata un po' una curiosità che mi ha spinto in realtà ad acquistarlo e ad utilizzarlo. Non ricordo esattamente quello che fosse l'effetto, ricordo però una cosa che si può notare anche ora guardando, vabbè adesso è finito praticamente, il prodotto è anche seccato. Però si può vedere che la consistenza di questo gel è un po' collosa, sembra un po' una colla. Praticamente, sì, sicuramente li andava a, ovviamente, pettinare, a mettere il prodotto e a fissare. Però a me durante la giornata dà fastidio, nel senso che adesso che comunque posso fare paragoni con quello che utilizzo di MAC, per esempio... quello asciuga di più, cioè lascia un effetto comunque un po' bagnatino, un po' lucidino, ma non colloso, non appiccicoso, non con la sensazione che quando comunque voi vi toccate il sopracciglio avete la patacca. Questo un pochettino sì, devo dire, forse ero io che sbagliavo, ne mettevo troppo, non lo so, sinceramente non ricordo, però non è un prodotto che mi ha fatto impazzire. Dall'altra parte c'era invece la parte del mascara trasparente che... Sinceramente, parlandone adesso, mi sembra completamente inutile. Anche qui ha un qualcosa di colloso che non mi ispira per nulla. Forse è, ripeto, è passato anche molto tempo in realtà questo, quindi è stato cestinato sia perché era finito, ma perché l'ho trovato lì e ho detto: ma questo c'è ancora qualcosa dentro? No, ma da quanto tempo è che ce l'ho? Beh, cestiniamo. Non perché abbia effettivamente finito un giorno di utilizzarlo, perché l'ho messo per l'ultima volta e poi è finito. No, è perché me lo sono ritrovata lì e ho detto: ma che è? E la parte mascara, vi devo dire, adesso come adesso la ritengo assolutamente inutile, nel senso che non metterei mai un mascara trasparente, cioè non è neanche un mascara, è proprio un primer, è proprio un mascara, ma trasparente a che serve? Cioè serve semplicemente per incurvarle, definirle, metterle diciamo in piega, se si vuole un look super 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 naturale. Però boh, tanto vale non metterlo, non lo so. In realtà all'epoca ero piccoletta, ero una ragazzina e non mi dispiaceva l'effetto, cioè nel senso era super naturale. Quindi mi dava quasi l'idea di non essere truccata, però mi andava a dare questo bell'effetto un po' più definito alle ciglia e più lucido. Particolare. Però adesso come adesso non lo so se lo metterei, perché effettivamente per un effetto naturale... Quando è che voglio un effetto naturale? Quando in realtà non vado al lavoro e quando non ho voglia di truccarmi. Quindi neanche la voglia di mettere questo in realtà. Se importa poco che sia un look naturale o che sia un look più forte, importa poco anche se io me lo metto in realtà. Quindi la parte delle sopracciglia.
Per cui devo dire che questo prodotto, non lo so, per me è un ni, perché trovo utile la parte delle sopracciglia che è fissa, trasparente. Quello assolutamente sì, però questo come consistenza del prodotto non mi ha fatto impazzire. Trovo poco utile che sia un duo fatto in questo modo con ciglia e sopracciglia, perché appunto la parte delle ciglia sfrutterei poco. Per cui è un ni perché non mi ricordo assolutamente il prezzo. I prezzi di Elf ovviamente sono molto bassi. Calcolate che io, boh, credo di averlo pagato anche questo 1-2 euro, al massimo massimo 4. 4 euro no, non lo ricomprerei mai. 1 euro se dovessi rimanere senza del mio, se non dovessi trovare qualcos'altro che mi soddisfa, o se non ho voglia di spendere soldi, quindi voglio una cosa super 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 easy che costa poco, potrei anche pensarci. Ecco, quindi è un ni se costa 1,50 euro al massimo, 2 euro al massimo. Se supera i 2 euro diventa no, diciamo così. Poi, allora, ho terminato, vabbè, questo è un po' che ho terminato, però, ripeto, questa busta è piena di roba, quindi pian piano vi mostro tutto. Questo prodotto, che è un altro prodotto thailandese, è praticamente un anti-zanzare. Allora, là, devo dire che siamo stati fortunati, nel senso che comunque non c'era quella quantità di insetti di zanzare che mi aspettavo. Io, siccome sono molto allergica, avevo molta paura di essere mangiata. In realtà sono stata mangiata, ma da qualcos'altro che non si sa cosa fosse. Ma dalle zanzare qualche spunturino ogni tanto, niente di esagerato, niente di star male o da impazzire, ecco. Comunque a Bangkok abbiamo acquistato subito questo prodotto, che lo trovate in tutti i 7-Eleven e anche nei Boots, lo trovate nei Watson, insomma ovunque, nei supermercati. È quello un pochettino più famoso che vedevamo dappertutto e quindi abbiamo acquistato questo. Questo ha una fragranza floreale ed effettivamente aveva un buon profumo, quindi era anche piacevole spruzzarlo sul corpo. Pagato credo in euro, 2 euro, una cosa così. Ottimo, cioè ha fatto il suo dovere. Tornata, ecco qua, l'ho usato un poco perché era praticamente quasi finito e avevo altri spray qua a casa da finire, quindi indiscriminatamente, come cosa facevo? Io ne avevo uno per stanza, quindi uno in camera, uno nel corridoio, uno in bagno, e a seconda di dove ero e se mi pungevano o meno, quello più vicino spruzzavo, ecco. Quindi in realtà non vi so dire bene qui l'effetto di questo com'è, ma credo che non vi importi neanche. Ma infatti perché mi so dilungare su un prodotto che tanto qua non potete trovare? Boh. Però magari qualcuno di voi ha in programma un viaggio in Thailandia e se avete bisogno di un repellente, che siete là e dite quale compro, questo va bene. E tagliamo. Poi, crema Garnier di questa linea Essential Day. Non so neanche se la fanno più, sinceramente, sta crema, perché è un bel po' che ce l'ho. Questa è una crema idratante semplicissima, 24 ore da giorno, ecco, perché comunque ha una consistenza molto leggera. Vabbè, un profumo molto delicato, una consistenza in gel che si assorbe subito, che lascia la pelle molto fresca e con un'idea, con una sensazione di idratazione che effettivamente c'è. Io diciamo che non ho visto, ma come quasi mai in realtà li vedo sulla mia pelle, degli effettivi cambiamenti dopo che ho messo la crema o non l'ho messa. Essendo una crema da giorno, molto spesso l'ho utilizzata come base make-up e si è prestata benissimo allo scopo, quindi vi posso dire che per quello va più che bene. Non è assolutamente una crema bio, ma all'epoca quando l'avevo acquistata non avevo fisse strane per queste cose, quindi era semplicemente una crema semplicissima, idratante da giorno. Ne usavo pochissime di creme, ne ho usata pochissima.
quindi mi è durata tantissimo, anche se qua la scadenza dice 12 mesi, sicuramente è più di 12 mesi che io ce l'ho, ma anche più di 12 mesi che ce l'ho, amo, cioè saranno 4 anni che ce l'ho probabilmente, ma è anche più di 12 mesi che è aperta in realtà, secondo me. Però devo dire che non ha fatto cose strane, nel senso che l'ho ritirata fuori recentemente e non aveva puzza, non dava l'idea di essere scaduta, non bruciava né nulla. Quindi vabbè. Come effetto, ecco, un effetto idratante sì. Io la pelle molto disidratata, però non secca, nel senso che comunque si lucida, ma a livello proprio epidermico, sottocutaneo, non so come dire. Ha bisogno di tanta idratazione, perché ho fatto proprio il test della pelle, pur essendo una pelle mista, ha bisogno di tanta acqua. Questo effettivamente mi dava l'idea di andare ad idratarla, pur non essendo una crema di quelle grasse, assolutamente, una crema che asciuga subito, molto fresca, leggera. Quindi perfetta come base make-up, perfetta per il giorno, perfetta comunque per le pelli miste o grasse che hanno bisogno di idratazione, ma che non vogliono qualcosa che vada a ungere o che vada a dare troppo nutrimento, cioè non hanno bisogno di prodotti emollienti, ma che hanno bisogno di prodotti idratanti. Questo assolutamente sì. Il prezzo non lo ricordo, perdonate, ma davvero ce l'ho da troppo tempo per ricordarmelo. A me non è dispiaciuto affatto, sono proprio sincera, è una crema che ho trovato piacevole andare ad applicare. Se dovessi trovarla in offerta, perché no? Adesso preferisco magari mettere creme bio, quindi utilizzo un po' di tutto indiscriminatamente. Però se trovo prodotti, l'ho detto miliardi di volte, se trovo prodotti che costano poco, se devo scegliere tra una crema non bio e una crema bio a parità di prezzo, ovviamente scelgo quella bio. Mi pare logico e credo che tutti la pensiamo così. Però se dovessi comunque trovarla a poco prezzo, dovessi essere magari senza altre creme, cosa che non succederà mai, però vabbè, e non lo so, potrei ricomprarla sinceramente, perché comunque mi era piaciuta, mi era piaciuta, non so che dirvi, tipo per farvi un esempio, questa qui che è bio, questa qua l'aloe di Omia, sto facendo veramente, veramente fatica a finirla. Non mi piace particolarmente. Non è in questo video perché appunto, come vedete, ce n'è ancora un po' e quindi voglio prima finirla. Però sto facendo fatica. Non è una crema piacevole da utilizzare e da spalmare sul viso. Questa sì. Questa, nonostante non sia bio, è veramente carina. A me è piaciuta, cioè l'applicazione è veramente rapidissima, in 2 secondi l'avete stesa sul viso, vi rimane bel viso, bello fresco, asciutto. A me è piaciuta, non so che dire, quindi valuterei, ecco, è un sì. Non ricordo il prezzo, quindi anche questo è una cosa che un pochettino mi blocca nel dare il mio giudizio finale, però se dovessi ritrovarla a un basso prezzo, perché no? Magari la ricomprerei. Per finire, ultimo prodotto, poi basta perché sono cotta. Balea. Abbiamo un po' di prodottini Balea. Devo dire che ha fruttato. Questi acquisti hanno fruttato. Avevo la ricarica del sapone mani. Questa era ginger e limone. Quindi zenzero e limone. Era, vabbè, un sapone idratante per le mani. Che altro dire? Niente di che. Vabbè, mezzo litro, l'avevo pagato, mi sembra, 70 centesimi, se non sbaglio. Allora, la quantità devo dire che in realtà non è proprio tanta, nel senso che ho fatto dopo un po' di calcoli, secondo me ci sono delle ricariche così che a parità di prezzo hanno più quantità di prodotto, o che a parità di prodotto costano un pelo meno. Secondo me sì. Però ecco, non è un prezzo esagerato, 70 centesimi, cosa volete che sia, voglio dire, comunque mezzo litro di sapone. Noi abbiamo il dispenser in bagno, insomma, di ceramica, quindi ogni tanto metto, quando hanno delle confezioni carine, belline, metto proprio il sapone e tolgo il dispenser, quello lì.
Altre volte invece, quando non ho una cosa carina, non mi piace mettere in bagno quello proprio che sembra sapone bruttino, capito? Allora preferisco prendere questi e andare a riempire quelli. Oppure, se c'è proprio qualcosa che mi fa impazzire, tipo quello che ho appena preso del risparmio casa, che è il video che ho girato sempre oggi, per quello mi viene in mente quello, che è al mango e papaya, che ha un profumo buonissimo, il packaging però non è eccezionale ed è anche grande da tenere lì così in bagno, sicuramente posso andare a, come si dice, a travasare anche quello, insomma, nel dispenser che ho in bagno. Queste comunque sono comode perché sono così molli e ci sta, insomma, le ricariche a me non dispiacciono, sia per esempio di quello dei piatti che dei saponi. Pagata poco, normale, ci sta. La fragranza non mi ha fatto impazzire, nel senso che era un po' acidina, ecco, un mix limone-zenzero che non mi ha fatto proprio impazzire. Il limone mi piace tanto, lo zenzero un po' meno. In questo caso il mix veniva una cosa che non si capiva se era uno o se era l'altro. Quindi un odore un po' saponoso, perché poi lo zenzero per certi versi sa un po' di sapone, sì, di sapone. E quindi il limone si è perso completamente in tutto ciò e quindi la fragranza nì. Però ci sono altre fragranze, quindi sicuramente proverei altre fragranze, altri tipi, questo assolutamente. E quindi sì, queste le ricomprerei perché comunque sono comode, costano poco, ci stanno, ecco. E niente. Per oggi è tutto, quindi sono riuscita almeno a farvi vedere un po' di prodottini, di alcuni come vi ho detto comunque troverete anche la review più dettagliata, anche se in realtà mi sono dilungata fin troppo anche in questo momento. E nulla, vedrete poi altri prodotti comunque finiti nei prossimi video, cerco di scandagliarli un po' tra gli haul, tra le varie cose, ci fico dentro ogni tanto anche qualche prodotto terminato. E nulla, io spero di avervi tenuto un po' di compagnia, di esservi stata anche un po' utile e a presto, al prossimo video, un bacione. Ciao ciao!